Grazie al commissario dell'INAIL Marco Sartori. Prego ora il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi di prendere la parola. Prego. Grazie, signor Presidente della Camera dei Deputati, autorità, signore e signori. Io ringrazio non formalmente il Presidente onorevole Sartori per la sua efficace relazione con la quale richiama le principali attività dell'Istituto, tutte svolte con riconosciuta competenza, e i preziosi elementi informativi circa il fenomeno infortunistico contenuti nel rapporto. Esso, fenomeno, appare caratterizzato da necessarie articolazioni relative alla casa, alla strada, ai diversi settori produttivi, alle dimensioni di impresa, al diverso grado di vulnerabilità dei lavoratori, e sollecita in conseguenza azioni mirate e differenziate. Per la prima volta dal dopoguerra il tragico bilancio delle morti bianche è sceso nel nostro paese sotto la soglia dei 1200 casi l'anno ed è un segnale obiettivamente incoraggiante, anche perché, come puntualmente documenta proprio il rapporto, risulta accompagnato da una consistente riduzione del numero complessivo degli infortuni nel lavoro. L'indice infortunistico è peraltro significativamente inferiore alla media europea e ci collochiamo per tasso di incidenza al di sotto di importanti paesi, lo ricordava poco fa il Presidente Sartori, come Spagna, Francia, Germania. Non possiamo, tuttavia, ritenerci soddisfatti. Una moderna cultura del lavoro che ponga la persona al centro del sistema dei rapporti di produzione non può tollerare alcun compromesso sulla integrità di anche una sola vita umana. L'obiettivo fissato dalle istituzioni comunitarie nell'ambito della strategia per la salute e sicurezza nel lavoro di una riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012 ci impone dunque uno sforzo straordinario per rilanciare con determinazione, anche in termini di una più intensa collaborazione tra imprese e lavoratori, una nuova cultura della sicurezza che veda nella prevenzione il suo punto qualificante. La possibile soluzione del problema è infatti tutta di ordine sostanziale, non formale, e impone di intervenire su un complesso intreccio di fattori organizzativi, culturali e comportamentali che sono ancora radicati negli ambienti di lavoro. La vera battaglia per ambienti di lavoro più sicuri e decenti passa inevitabilmente dalla porta della modernizzazione dei contesti organizzativi e dei modelli gestionali del lavoro. Là dove vincoli puramente formali e norme inesigibili, non in linea con i radicali cambiamenti intervenuti negli ambienti di lavoro, spingono nella direzione degli abusi e della improvvisazione, che sono alcune delle principali cause delle tante tragedie sul lavoro. La centralità della persona che anima la visione del libro bianco sul futuro del nostro modello sociale non può che indirizzarci verso il perseguimento dei tre diritti fondamentali che devono essere garantiti a ogni persona che lavora indipendentemente da formalismi e da qualificazioni giuridiche. Tra questi, innanzitutto, il diritto ad operare in ambienti di lavoro sicuri, che costituisce l'indispensabile premessa al diritto ad un compenso equo, in quanto idoneo a garantire una esistenza libera e dignitosa, e al diritto all'incremento delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, quale vera garanzia di sicurezza e qualità dell'occupazione. Le morti e gli incidenti sul lavoro sono tragedie terribili, ma non sono mai, come ha osservato poco fa il Presidente Fini, delle fatalità. Servono certamente buone norme e sanzioni effettive. Decisivi sono tuttavia, come dicevo, i comportamenti concreti e quotidiani di tutti gli attori coinvolti. Fondamentale è la collaborazione tra le parti sociali nelle aziende e nei territori ove le imprese sono diffuse, nel presupposto che il loro incontro dia luogo a soluzioni concretamente utili, ben oltre la semplice prescrizione formale di legge, come nel caso della qualità delle attività di formazione e di informazione. È per questa ragione che ritengo non solo utile, ma anche doveroso coltivare la delega concessa al Governo per perfezionare il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro approvato nel corso della passata legislatura in funzione di una maggiore attenzione ai profili sostanziali e prevenzionali che ritengo decisivi in una prospettiva di intervento che ponga la persona al centro dell'intervento normativo. Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, in discussione in Parlamento in queste ore, si muove nel solco della delega concessa al Governo già nella passata legislatura, senza alcuno snaturamento, del resto giuridicamente impossibile.
snaturamento appunto dei contenuti, dell'impianto e dei principi ispiratori di quel testo unico. Il decreto non ha dunque carattere innovativo, dovendo operare nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento nel 2007, così come dell'imponente normativa comunitaria vigente in materia. Un primo obiettivo del decreto correttivo è quello di porre rimedio a errori materiali e tecnici presenti nell'attuale disciplina approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e quindi con una certa fretta. Un secondo obiettivo è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione di questa nuova disciplina. Per fare un esempio, essa equipara il volontario, a un vero e proprio lavoratore subordinato, con ciò penalizzando le associazioni di volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della nostra società. La principale finalità delle misure varate dal Governo resta tuttavia quella di rendere maggiormente effettiva la disciplina di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, responsabilizzando tutti gli attori della sicurezza secondo queste linee di azione: superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali, come diceva Marco Biagi, approccio per obiettivi e non solo per regole. Superamento di una cultura meramente sanzionatoria, prestando maggiore attenzione alla prevenzione, che è fatta di maggiore formazione, migliore informazione e programmazione delle visite ispettive. Semplificazione del quadro normativo, che è composto da ben 306 articoli e vari allegati. Definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo, a cui ora viene garantita in concreto una particolare tutela, sia per quanto concerne la valutazione dei rischi ai quali sono sottoposti, che in termini di informazione e formazione. Integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL, finalizzate all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi e delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per la promozione di forme assicurative integrative, per il reinserimento lavorativo delle persone vittime di infortuni. E ancora, potenziamento dei meccanismi di qualificazione del sistema delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, ed il miglioramento dell'efficacia della normativa in materia di appalto in ragione della particolare incidenza degli infortuni in questo ambito. Come imposto dalla delega, tutti gli interventi proposti garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro e in ogni parte del territorio nazionale. Rispetto a questa linea di intervento correttivo, il Governo ha più volte manifestato il proprio impegno, che oggi confermo una volta ancora, ad accogliere positivamente i molteplici suggerimenti e il prezioso lavoro compiuto in queste ore dalle commissioni parlamentari competenti. In particolare, preso atto delle perplessità manifestate dalle regioni e dalle parti sociali nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni rispetto alla cosiddetta presunzione di conformità attribuita ai provvedimenti di certificazione resi da apposite commissioni istituite presso gli enti bilaterali e le università, manifesto la nostra intenzione di riconsiderare la norma, che certo non intendeva introdurre una presunzione assoluta. Per restare i principali punti di criticità emersi nel corso dei lavori parlamentari, considereremo altresì con particolare attenzione l'invito a rivisitare la disposizione che disciplina la posizione di garanzia e responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, pur riconfermando l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscano automaticamente al datore di lavoro una responsabilità penale di tipo oggettivo. Fondamentale è anche il contributo delle parti sociali, che possono fornire un supporto strategico per innovazioni normative decisive, come è stato in passato l'introduzione
del documento unico di regolarità contributiva in funzione di contrasto di forme di lavoro nero e irregolare. In questa prospettiva stiamo valutando con attenzione la proposta, proveniente dal settore edile, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, valutata sulla base delle violazioni alle disposizioni di legge con riferimento ai provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento, che è una sorta di patente a punti, opera per mezzo dell'attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il venir meno del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro potrà determinare l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore dei cantieri edili. L'intervento del Ministero presterà una particolare attenzione poi allo svolgimento dell'attività di vigilanza nei settori di competenza, attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati. Fondamentale in questa prospettiva è ancora una volta il contributo della bilateralità, che può fornire un'importante integrazione all'azione, troppo spesso insufficiente, dei servizi ispettivi pubblici, garantendo una preziosa forma di controllo sociale e condiviso sull'applicazione non solo della normativa vigente, ma anche delle buone prassi e di modelli organizzativi in linea con l'obiettivo della effettività della tutela. In tale ottica si colloca anche la definizione, con accordo in conferenza Stato-Regione del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e attivazione dell'impiego e l'attivazione delle somme pari a 50 milioni di euro, di cui l'articolo 11, comma 7 del testo unico, da destinare per attività promozionali, tra le quali una campagna di comunicazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e attività di formazione su base regionale. Tali somme sono state regolarmente impegnate e sono a disposizione per le relative attività. Inoltre intendiamo procedere nelle seguenti ulteriori linee di azione. Diffondere la cultura della sicurezza nei più giovani, a partire dai percorsi educativi e formativi, anche utilizzando le esperienze e competenze dell'ANMIL. Definire compiutamente l'attivazione del sistema di governo su base tripartita delle attività in materia di salute e sicurezza, che consenta l'individuazione di indirizzi di attività uniformi sul territorio nazionale attraverso la leale collaborazione tra Stato e Regioni. Segnalo la ricostituzione della commissione consultiva, alla quale sono devolute importanti funzioni di attuazione della riforma della sicurezza. Garantire ancora la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi di tutti i soggetti preposti ad attività ispettive su tutto il territorio nazionale, assicurare la pronta e piena attivazione del sistema informativo nazionale per la prevenzione, per una verifica dell'efficacia delle azioni intraprese nei diversi ambiti e quindi per una migliore finalizzazione degli interventi pubblici di prevenzione e vigilanza, nonché per la diffusione di dati certi e condivisi in materia di infortuni sul lavoro. Procedere all'ulteriore valorizzazione degli accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi in materia. Definire un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga conto, come dicevo, dell'esperienza, delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza nel lavoro acquisite attraverso percorsi formativi mirati, in particolare con riferimento alle attività in appalto, saranno introdotti strumenti in grado di valutare l'idoneità delle aziende utilizzando come parametro il rispetto alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, considerato preferenziale anche per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica e di cui quindi usufruiranno solo le aziende virtuose. Definire ulteriori misure di semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza, specie per le piccole e medie imprese, costituendo un apposito tavolo di lavoro, perché l'intento è quello di consentire la ricerca di misure che favoriscano la garanzia della sicurezza in azienda, in modo che essa non venga più vista come un mero adempimento formale, ma come un obiettivo della gestione dell'impresa e parte integrante di essa. Tra queste sicuramente ci saranno misure di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici e dell'organizzazione del lavoro sul modello reso maggiormente efficace e fruibile dei finanziamenti erogati dall'INAIL, nonché per progetti di formazione elaborati con la partecipazione delle parti sociali ed erogati anche per il tramite degli organismi paritetici.
Promuovere infine con modalità più efficaci, anche sperimentali, il reimpiego delle persone rese diversamente abili dagli infortuni nel lavoro, a partire da quelle più esposte al rischio di esclusione. Autorità, signore e signori, per la realizzazione degli obiettivi esposti appare essenziale la migliore integrazione degli enti esperti. INAIL e ISPESL, al di là degli assetti istituzionali, devono realizzare sinergie tali da ampliare la loro capacità di servizio al sistema produttivo. Allo stesso tempo la collaborazione con le parti sociali e con l'ANMIL, opportunamente sottolineata quest'ultima dal Presidente Sartori, sarà garanzia di azioni ancor più mirate nei diversi ambiti produttivi e nei segmenti sociali più esposti. Una rinnovata attenzione al valore della vita non può che stimolare un'ancor più alta tensione ideale e politica in relazione all'obiettivo primario di conseguire risultati concreti e misurabili in termini di sicurezza nel lavoro. Grazie. Grazie al Ministro Sacconi. Rinnovo il ringraziamento e il plauso a tutto il personale, oltre che al vertice dell'INAIL, per quello che quotidianamente fa. Appuntamento l'anno prossimo per l'ulteriore relazione, con l'auspicio che anche in quell'occasione si possa continuare a registrare una flessione del numero di coloro che sul lavoro sono pressoché quotidianamente oggetto di lesioni o peggio ancora di infortuni ancora più gravi. Grazie.